Buongiorno, video mukbang, parto subito perché ho una fame, sono le 3 di pomeriggio, non ho ancora pranzato e voglio pranzare insieme a voi con degli spaghetti conditi con olio al tartufo e formaggio parmigiano, beh, questo qua della Biraghi. E l'olio con cui ho condito gli spaghetti è questo, eccolo qua, l'ho appena finito, quindi è terminato. Mi sono trovata molto bene, ce l'hanno da Panpanorama ed è bianco-nero, un olio aromatizzato al tartufo bianco. Io adoro il tartufo, le cose al tartufo. Poi qua ho la mia birretta, in questo caso oggi ho aperto la Pilsner, che è una birra, questa qua che c'è anche da Old Wild West. Non so se siete soliti frequentare Wild West, però è abbastanza buona, una biretta semplice. E gli spaghetti sono questi, eccoci qua. Allora, birretta, birretta e spaghetti. Direi un ottimo pranzo barra merenda perché sono le 3. Buon appetito! Ringrazio mio marito che me li ha fatti trovare pronti perché io sono arrivata, li ho solo scaldati, conditi con l'olio al tartufo e il formaggio. Quindi lo ringrazio, se no mi sarei mangiata una solita schifezzina che mangio di solito quando finisco a questi orari, tipo i pezzi di pizza grossi, focacce, robe che comunque non fanno proprio bene. Per fortuna ho un marito che mi lascia spesso da mangiare pronto, sono molto fortunata anche in questo, perché faccio degli orari in cui non riesco sempre a far da mangiare, a volte preparo da mangiare già la mattina, ma altre volte non ce la faccio e quindi per fortuna il piatto in tavola lo trovo sempre. Devo ricomprare l'olio al tartufo, è buonissimo, eh? È davvero molto buono. Mi piace anche tipo la pizza al tartufo. Oggi sono molto stanca perché anche se è settembre c'è un caldo della Madonna ed è un caldo umido, cioè ho tutta la fronte sudata. Adesso appena finisco di mangiare mi vado subito a lavare. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivata appunto è stato mangiare, perché se no dopo diventava veramente troppo tardi e poi mi girava la testa dalla fame, quindi ho detto prima mangio e poi con calma mi lavo. Quindi io odio questo caldo umido tipico della pianura padana, è terribile.
Un'umidità pazzesca. Poi arriva ottobre, novembre e cominciano le nebbie. A posto, cioè le nebbie terribili che fa ancora caldo perché il vero freddo arriva a fine novembre, inizio dicembre. Fino a metà novembre comunque ancora abbastanza mite il clima qui. E mite, però non è un clima mite bello, è un clima mite molto umido purtroppo. Il Veneto è bellissimo, lo adoro perché ha un sacco di cose, c'è il mare, c'è la montagna, ci sono i colli, ci sono tante belle cose per cui niente da dire, ma sull'aspetto del clima è terribile. Ci voleva questa pasta. Adesso sto già meglio. Ora mi finisco la birretta. Così ci facciamo un po' di compagnia. E non mangio altro perché tra un po', non subito. E tipo tra una mezz'oretta voglio farmi il caffè e mangiarmi 2 o 3 biscottini. Quindi, cioè, non li mangio subito perché devo ancora finire la birra, quindi lascio aspettare un po', e mi lavo, mi riposo un attimo e poi mi faccio il caffè con i biscottini. Però mi finisco la birretta, così ci facciamo compagnia. Questo qua appunto è la Pilsner. E a quanti gradi? 4,4, quindi molto tranquilla come birra, però è buona, non è né dolce né amara, è proprio quella classica bionda. Vi ricordo, come vi ho detto già nei precedenti video in cui bevo, bere con moderazione, cioè giusto bere con moderazione, una birretta, va bene. No, una birretta a pasto, sarebbe meglio una birretta al giorno, quindi o a pranzo o a cena, non sia a pranzo che a cena. Se proprio non riuscite, vabbè, cercate di fare attività fisica, ma non è proprio per un discorso di ingrassare, è anche un discorso di salute che comunque non fa tanto bene. Se poi però sostituite la birra alla Coca-Cola, alla fine il danno è sempre quello. Quindi magari non so, io cerco di bere o a pranzo o a cena, e l'altro dei pasti che rimane, quindi o il pranzo o la cena, acqua, se riesco. Per esempio, quando sono andata in vacanza, no, bevevo birra oppure vino sia a pranzo che a cena, e tipo per una settimana tipo facevo birra, vino, oppure magari non bevevo a cena, però magari era perché avevo fatto aperitivo con un cocktail. E diciamo che ho un po' sgarrato, però non è che fa benissimo la salute, quindi bere va benissimo. Comunque lo dicevano, sono anche un po' antiche credenze che un bicchiere di vino al giorno fa bene, fa buon sangue. Sì, va bene, però ecco, sempre mi raccomando, anche se mi seguono minorenni, ecco, i minorenni non dovrebbero proprio bere la birra, insomma, non è che faccia chissà che cosa anche un minorenne, voglio dire, se si beve una birretta, però, se
Sempre, mi raccomando, come in tutte le cose, non solo con la birra, anche appunto con la Coca-Cola, con i fritti, con qualsiasi cosa che diventa tossica, perché non è che uno dice, ah, io non bevo alcolici e dopo magari però si mangia le fritture e tutte le cose pesanti, quelle le cose lì fanno male come l'alcol, quindi non fate tanto i santarellini, anche voi astemi, che e se poi andate a mangiare altre cose è come bere la birra, anzi forse peggio. Ecco, adesso sto già meglio. Ero tornata che ero proprio distrutta. Ci sono certe giornate che ti svegli, cioè già stanco, già distrutto. Non so perché, ma ci sono queste giornate e per quanto mi riguarda dipende tantissimo dal clima che c'è, dal clima e dalla nebbia, dalla pioggia. Sono molto, seguo molto il tempo. Il mio e benessere barra malessere è collegato quasi sempre al tempo. E quindi niente, adesso stamattina prima di andare a lavoro ho fatto un po' di pulizie. Devo finire qualcosina, devo fare qualche ritocco, finire qualcosa che non ho finito. Ho anche già steso dei panni, ho fatto la lavatrice degli asciugamani e quella invece delle cose nere di colore scuro. Quindi gran parte del lavoro l'ho già fatto, adesso sono circa le 3 e un quarto e quindi insomma ho abbastanza tempo oggi tutto sommato per fare le cose perché appunto mi sono portata avanti stamattina. Adesso lavo i piatti. Sì, lavo i piatti, mi sistemo un po' la cucina. E poi cosa devo fare? Tiro sui panni che saranno anche già asciutti. Adesso apro le persiane perché è ancora presto. E prima di andare via io le chiudo sempre. Adesso però le apro perché così faccio prendere aria. Tiro sui panni che saranno asciutti. Secondo me per le 6 ho finito tutto tutto e magari dalle 6 alle 7 e mezza 8 mi posso anche un po' rilassare in divano senza fare niente e prima che arrivi mio marito. Poi stasera cucino gli straccetti di pesce spada con i peperoni e le cipolle che ho preso nel supermercato in cui lavoro, quindi li butto in padella, sono già curati e tutto e ci mangiamo quelli. Non vado matta per il pesce, però mi piace moltissimo il pesce spada. Mi piace il pesce spada, i gamberoni, i mazzancolle, e le cozze, le vongole, tutte quelle cose crostacee, oppure un pesce che non sa proprio tanto da pesce, ecco, con i sapori molto leggeri. Non, cioè, se devo scegliere comunque tra crostacei o pesce spada e una pizza, ovviamente la pizza tutta la vita, però non è che si può, cioè bisogna un po' alternare l'alimentazione, quindi stasera abbiamo scelto il pesce. Io adesso mi pulisco la cucina, tiro sulle persiane, mi faccio altre due o tre pulizie con molta calma. Vi saluto, un bacione, al prossimo video.